Stavo ringraziando tutti a nome della casa editrice Aracne, che come molti sapranno è una casa editrice che pubblica prevalentemente saggistica universitaria, quindi scientifica, e da qualche tempo questa parte sta investendo anche sulla narrativa. Il volume che presenteremo oggi, Colori esclusi dall'arcobaleno di Giorgio Ramo, che fa parte della collana Narrativa Aracne, che è una delle collane di punta della sezione di Narrativa di Aracne. Ringrazio il Soul Kitchen che ci sta ospitando, l'autore Giorgio Ramo, Filippo Laporta e i lettori Paolo Morelli e Miriam Spera. Non mi dilungo perché non è questo il mio ruolo, spero che la presentazione del libro e le letture possano interessarvi, soprattutto spero che gradiate in seguito, se non l'avete già fatto, la lettura del volume. Grazie. Allora, buongiorno, buon pomeriggio. Siamo d'accordo che sono due interventi, insomma, ci saranno due parti. Nella prima parlo un po' in generale del romanzo e poi concludo con una domanda a Giorgio. Poi c'è stata una lettura, insomma, tutto il resto. C'è un programma piuttosto fitto. Siete preparati, è una cosa molto articolata. Letture, musica, c'è di tutto. Ora, leggendo il romanzo corposo, perché sono oltre 500 pagine, mi veniva in mente quella frase che secondo Foster è un po' l'emblemia. L'esterno pure viene rappresentato in tanti modi, e per esempio c'è una scienza umana che ha il compito di rappresentare l'esterno, che si chiama la sociologia. Il romanzo sta lì in un punto intermedio, un punto di raccordo tra psicologia e sociologia. Il romanzo cerca di connettere interno ed esterno, perché poi nella nostra vita quotidiana interno ed esterno sono connessi. E questa è la funzione del romanzo da sempre, e così anche in questo romanzo di Giorgio, da una parte c'è il mondo che muta vertiginosamente, e si riconosce il mondo di oggi in questo romanzo, ma anche questo romanzo poteva essere stato scritto anche solo 20 anni fa, no, per il nostro mondo contemporaneo. Quindi da una parte c'è il mondo che si trasforma, c'è la finanza, la crisi della finanza, c'è la moda del biologico, moda, fede, insomma, del biologico. Secondo il mio amico Antonio Pascale è una moda assolutamente irrazionale, ma penso che c'è una varietà di possibili punti di vista sulla questione. C'è la mitologia del calcio. La mitologia del calcio è la mitologia, credo, più invadente del nostro tempo. È l'unica mitologia rimasta, diciamo, è l'unica vera grande mitologia ingombrante. Io ho capito l'importanza di questa mitologia qualche anno fa, perché andavo ancora a prendere mio figlio a scuola, parlavano delle vacanze, di Natale, dove erano state, ma signore, io ho una grande paura dell'aereo, ma sono stata alle Maldive. Dice, come ha fatto a superare la paura? Beh, insomma, sono salita sull'aereo e ho visto che nello stesso aereo c'era Totti. Ora, se in un aereo c'è Totti, lei ha avuto la certezza, devo dire, ha avuto pure un sacco di turbolenze con l'aereo, lei era tranquillissima, rideva, raccontava barzellette, insomma. Quindi questa è la mitologia interiorizzata, che appunto assolutamente incoerente. Però dice, da una parte c'è tutto questo mondo che si trasforma, dall'altra ci sono gli spostamenti della sensibilità. Beh, è stupendo, sembra fare cosa. Cioè, quando io dico la parola sensibilità, parte il gesto. Quindi dall'altra parte i mutamenti della sensibilità, la vita affettiva,
l'eros, la vita sessuale, e credo che questa è la potenza veramente insostituibile del genere romanzesco, cioè quello di mostrarci un'epoca intera in un gesto di un personaggio. E questo accadeva con i grandi, accadeva con Balzac, con Tolstoi. Il romanzo ci mostra una società intera in un tic fisico, in un tic del comportamento, ci mostra la condizione umana in un modo di dire, nel modo di parlare. Ecco, io credo da questo motivo di vista il suo un romanzo molto ambizioso, perché intende prendere molto sul serio questa grande scommessa, questa sfida del genere romanzesco. Per alcuni si è esaurita oggi, per alcuni il romanzo, come tante altre cose, come la rivoluzione bolscevica, ha esaurito la sua spinta produzione. E oggi forse non è più il caso di scrivere romanzi, mi pare che la Aracne faceva solo saggi. Ecco, però c'è l'inizio. Io credo che invece un po' di spinta propulsiva ce l'abbia ancora il romanzo, anche se se ne scrivono troppi, assolutamente troppi, bisognerebbe veramente scrivere un romanzo solo, secondo me, almeno quando c'è una forte motivazione, ma veramente una forte motivazione morale e anche conoscitiva. Quindi dicevo, un romanzo ambizioso, ma io direi che riesce in questo obiettivo, e in gran parte riesce. Poi ci sarà solo una critica che ti faccio, l'ho segnata, domanda antipatica, per qualche parte. Sei pronto? Nella seconda fase, ti voglio farmi passare. Per ora mi rilasso. Grazie. Quindi, domanda antipatica nella seconda fase. Ora, tra l'altro, io questo romanzo, si può dire, credo pubblicamente di Londra, un po' l'ho seguito, mi pare che 2 anni fa tu l'hai fatto leggere, ti ho dato pure qualche consiglio, mi pare che i miei consigli sono stati tutti disattesi. Purtroppo sono... Sì, però magari ti sono serviti così nella vita. Vabbè, cosa appunto, a una moltitudine di personaggi, una varietà pazzesca. Io ho fatto uno specchietto qui, Augusta sposata con Vittorio, la figlia Giada. Il fratello di Giada è un altro figlio morto, Matteo, poi c'è pazzesco, bisogna tenere uno specchietto, come le romanze ottocentesi. E lui non è minimalista, è una specie di, con quelli che si chiamano le opere mondo, no? Romanzoni. E però lui ha una grande, devo dire, sapienza drammaturgica, perché tu controlli molto bene questa cosa, lui controlla molto bene questa enorme varietà, insomma, pluralità di personaggi. Secondo me ci sono, dico subito, i suoi talenti migliori. Lui fa benissimo i dialoghi. Poi se poi magari possiamo fare un esempio, l'ho segnato un po' di cose. È un perfetto dialoghista, voi sapete che è un po' il punto debole degli italiani, soprattutto la fiction televisiva, no, italiana, cioè dei dialoghi spesso poco credibili, insomma, non infieriamo. Poi, questo per la cronaca, siccome io ho detto che l'ho seguito il romanzo, gli ho fatto delle critiche, e devo dire, lui, ripeto, che secondo me non ha seguito neanche uno dei miei consigli, a un certo punto compare un cane in questo romanzo. Io mi chiamo Filippo, il cane si chiama Phil. No, giuro che parlo. Non ci conoscevamo. Non ci conoscevamo, ma era già così, ti pare che era un altro nome. Ho pensato per 3 secondi a una ritorsione. Tanti terreni, insomma, di questa famiglia che ha anche il potere, la sua azienda del Colle. Lui, questi terreni, è diventato un campo da gioco ed è coinvolta una squadra che, vabbè, lo possiamo dire, no? Possiamo dire, una squadra che ci unisce, perché è la Lazio. Ora, vabbè, sì, sento un mormorio. Ma io un po'. Allora dateci i soldi, va. Vabbè, il tempo è passato. Prima fate vendere il libro e poi dite se è la roba della Lazio. No, soltanto anche qui volevo fare outing su questa faccenda. Perché mio figlio è ultra della Roma.
tutti mettono le micelazioni di un'altra, vabbè, insomma, se si vuole purtroppo campare, potrà pure che capitano di peggio, potrà pure essere veramente. Vabbè. Comunque il figlio Bonato, Curva Sud, dopo ultra del mondo. Quando era piccolo io lo portavo a vedere la Roma. Lo portai a vedere la Roma quando la Roma ha vinto lo scudetto per il 2001. Vabbè, cosa che si possa dire, no? Vittimismo proprio mai, assolutamente. Poi mi piaceva molto perché sociologicamente, no, voi sapete, la Lazio metteva insieme, diciamo, l'alta borghesia e l'unico proletariato che c'era a Roma, che è il proletariato agricolo, in un certo senso, no? C'erano quelli con la camigiana, la Lazio costante. Ma insomma, non entriamo troppo in queste cose di sociologia calcistica. La domanda è questa: dal libro emerge sicuramente un amore per il calcio, emerge anche, diciamo, una competenza calcistica. Ora ti volevo chiedere, al di là delle mitologie che abbiamo parlato prima, però secondo te davvero il calcio, certo è difficile pensare poi al calcio di oggi, appunto, che è infrequentabile, è corrotto, c'era un mio grande amico che purtroppo è scomparso, Corrado Sannucci, non so se lo conosce, che era scriveva di calcio su Repubblica, romanista, e aveva scritto un bellissimo libro che era La storia di lotta continua. E lui diceva che oggi, diceva, per dimostrare il mio amore per la Roma, io non vado allo stadio, perché questa è l'unica scelta coerente che può fare un tifoso di fronte al calcio come diventare. Quindi questa cosa, mettiamola per un momento tra parentesi. Però secondo te il calcio è davvero un terreno dove qualcosa della grande etica, perché no, noi abbiamo bisogno dell'etica, in un certo senso, molte delle nostre cose sono delle ritualizzazioni, delle sublimazioni dell'etica. Secondo te il calcio comunque è uno spazio, è un gioco, un linguaggio in cui comunque noi quell'etica possiamo in un certo senso rinominarlo? Possiamo di nuovo riusare? Questa è la domanda sul calcio, poi del resto parliamo nella seconda tranche. Allora, io intanto ringrazio tutte le persone presenti, sono molto emozionato, ho sentito delle cose un po' sconnesse, non vi preoccupate, ringrazio tutti, ringrazio Aracne, ringrazio Filippo Laporta, anche se quando hai detto quel discorso che mi piaceva, dice Romano, si vede in Balzac, si vede in Tostoi, per un attimo scusate, dice se si vede anche in Giorgio, non hai avuto cosa ce l'hai fatta, però per qualche frazione di secondo ci aspettiamo. Vabbè, comunque insomma, a parte questo, sul calcio, beh, io dico quello che il calcio è stato per me, insomma il calcio nella mia vita è stato un veicolo di emozioni, anche a partire dal rapporto con mio padre, che non era persona di carattere molto espansivo, cioè ovviamente il nostro rapporto era molto basato sulla condivisione di questo di questa passione. Il calcio riempie la mia vita, anche oggi in sala ci sono tante persone che sono qui anche perché condividono in qualche modo il calcio dei figli, il calcio. Quindi insomma per me il calcio è fondamentalmente qualcosa che connette le persone e qualcosa che trasmette forti emozioni. Io mi emoziono sempre col calcio e nello scrivere la storia di calcio che c'è nel libro mi sono emozionato tantissimo, evidentemente per me è qualcosa che comunque esalta e epicizza i momenti in maniera straordinaria. Per contestualizzare forse la lettura, nel romanzo ci sono due personaggi che noi vediamo adulti, anzi diciamo adulti di età avanzata, e invece il brano che leggiamo, ora questi due adulti però si sono incontrati da giovani, a 18 anni, durante una partita organizzata dalla Juventus per testare, diciamo, le giovani speranze. Infatti il capitolo che si chiama Villarperosa 69, Villarperosa è il centro sportivo storico della Juventus, il 69 è l'anno in cui loro si incontrano, si trovano, essendo uno Angelo siciliano e l'altro invece Polentone di Cremona, si trovano, ed essendo stati i giovani divisi in due squadre per criteri regionali, si trovano l'uno in una squadra, i Verdi, dove ci ha messo la maglia verde tipo Padania Antelittera, e i
quelli del sud con la Valle Rossa. Quindi questo è il balsamino anche al centro del mistero, come se gli avessero attaccato la spina, recuperando di impatto la sua balsanza. Entrato in campo, Carrisi fece segno a Proietti di allargarsi e si mise al centro dell'attacco. Passò proprio accanto a Vittorio e disse in suo occhio con la confidenza che quello non aveva alcuna intenzione di contraccambiare. Nessuno vide quella sostituzione un possibile sforzo della partita. Vittorio era esausto e desiderava raggiungere gli spogliatoi il prima possibile. Concentrarsi sui movimenti dell'ultimo arrivato gli sembrava un'impresa ardua e pregava che Carrisi non riuscisse a entrare in partita, che fosse solo quel bluff che i selezionatori in fondo avevano già smascherato. Dopo la battuta della venatura, il roscio aveva affibbiato al sicuro e sbagliato fenomeno, a suggerire che i suoi virtuosismi con la palla fossero più avanti alla vista di un circo che un campo di calcio. Sovrani trovò in quel pensiero un momentaneo conforto. Era un classico che i giocatori maggiormente dotati di tecniche risultassero troppo innamorati della sfera e di se stessi per riuscire a dare in partita un contributo concreto. Carrisi c'era da scommettere. Aveva cercato di sfruttare i minuti a sua disposizione per mettere in scena una personale esibizione, cercare un gol spettacolare o una giocata a effetto che potesse imprimersi nella memoria di qualcuno. Quel genere di imprese, insomma, che non avrebbero cambiato il volto della partita né scaldato il cuore dei soliti tecnici bianconeri. Ma Vittorio dovette ricredersi quasi subito. Carrisi, dopo aver sostato un paio di minuti con una cannoniata in mente, senza toccare un pallone, cambiò posizione. Tornò indietro verso il centro del campo, cominciando a chiamare palla nei circoli suoi avversari, centrocampisti avversari. I compagni lo guardavano con insofferenza, quasi pensassero che quel cretino, dopo aver scaldato la panca mentre loro provvedevano sangue e sudore, fosse entrato in campo con l'intenzione di prendere il pericolo. Quando però la sfera finì fra i piedi del siciliano, capirono di essersi sbagliati. Che Risi in campo era? Sì, era diverso, nessuno riusciva a riconoscere a lui quella macchietta che avevano trovato naturale mettere la pennina fino a qualche ora prima. Quando con la prima giocata Carrisi aveva tentato senza difficoltà sui avversari e messo un suo compagno davanti alla porta con un passaggio millimetrico di 30 metri, gli sguardi dei calciatori in maglia rossa si erano riaccesi, le loro fronti si erano sollevate, i loro polmoni avevano preso fiato. I vergogni avevano cominciato a passare la palla sistematicamente a Carrisi, quella regnina che faceva trasformare i loro sforzi confusi in azioni micidiali. Vittorio fu il primo a percepire il pericolo, ma era indeciso. Non sapeva se seguire il nuovo entrato fino al centrocampo, e qui gli spazi si sentiva sempre un po' perduto, forse era guardia della sua zona di competenza, che però era rimasta deserta. Infatti esistevano presso la panchina in attesa di istruzioni che non arrivavano. Gli allenatori sembravano troppo impegnati a gestire la girandola delle sostituzioni finali per impartire nuove disposizioni tattiche. Soprani notò che Carrisi era in grado di saltare con facilità la rocciosa linea mediana della sua squadra, De Angelis, Sardelli e Tonut, e pensare che all'epoca quei tre venivano considerati la futura linea di centrocampo della nazionale, previsione rivelata si azzardata posto che, a differenza di Vittorio Soprani, non si erano mai guadagnati neppure una comparsa negli album pubblici degli anni 70. Neppure Angelo Carrisi in effetti era mai diventato una figura, sebbene in lui si concentrasse lo straordinario qualità. Palla al piede, era dotato di una velocità sorprendente di un cambio di passo fulmineo e con i grandi giocatori teneva lo sguardo sempre alto. Mentre i suoi piedi avanzavano il pallone, con lo sguardo scandagliava il campo alla ricerca del compagno da servire. In ogni momento l'azione si era concentrata non su quello che stava succedendo, ma su ciò che sarebbe accaduto un attimo dopo, come se la partita si giocasse velocemente con un infinitesimale anticipo temporale. Mancavano 10 minuti alla fine dell'incontro, ma la vita di Sfocca si partirebbe di sbaglio.
visto per il pallone superò la linea difensiva dei Bears, il giovane stop per sorpresa non è nello scuola, è il momento giusto per il piccolo passo che avrebbe consentito di intercettare il braccio. Aveva alzato l'istinto di braccio a invocare il fuori gioco, ma l'arbitro non aveva nemmeno avvicinato il fischietto da doppio. Con un'occhiata alla sua sinistra, il vittorio sono avvenuto che il suo compagno di reparto erano qualche metro più avanti e lo stavano osservando con aria di rimprovero. Il loro sguardo onesto rivelava un corretto delirio. Era stato lui a prendere in gioco l'avversaria, un incredulo Tommaso e lui vedendo la sfera gonfiare la rete nero luscio romano culo d'oro si mise a galoppare per il campo impazzito di gioia, convinto che il suo rete fosse in grado, a dispetto della fumosità della sua prestazione, di consegnarlo alla gloria. Dopo aver urlato tutto il fiato che aveva in corpo la sua competenza, salì alle spalle dei carnesi urlando a sbracciatura fenomeno, e rimasto impagliato come una scimmia durante ansioso di non prendere il gioco, il siciliano dovette scrollarselo di dosso con uno scappellino. E ora no. Ti piace? No, era meglio con storia. E dunque, no, appunto vengo alla domanda più antipatica, però prima della domanda antipatica dico che davvero i personaggi sono irresistibili. Sapete che i personaggi poi in un romanzo sono fondamentali, per Pasolini la vera forma di un romanzo è una posizione poi centrica la sua, diceva non è la lingua, la forma di un romanzo è data dai personaggi, perché i personaggi precipitano tutto quanto. C'è appunto il personaggio di Augusta, che ci si presentano dalle prime pagine, che è un personaggio particolarmente vivo, complesso, ed è ritratto secondo me in modo magistrale proprio nelle sue reazioni emotive contraddittorie. È un mix di ricerca di felicità personale e di autolesionismo, un ritratto secondo me veramente memorabile. La figlia sbandata già, un altro personaggio che mi è piaciuto molto, Leonardo Baldi, ed è molto bella l'intuizione che ha Giorgio, che dice a differenza dei suoi colleghi manager rampanti, appunto tutti un po' truffatori, Leonardo Baldi si salva perché in fondo quella parte lui la recitava senza identificarvisi del tutto. E dunque diciamo questo distacco dal suo ruolo, dalla sua parte di manager, gli aveva permesso di mantenere intatto, diciamo così, il nucleo, no? Il nucleo più genuino dei suoi sentimenti. Poi c'è Angelo Carrisi, che sarebbe, no, il padre naturale di Leonardo. Insomma, c'è tutto veramente una polifonia che non vedi in altri romanzi contemporanei e che mi pare viene gestita da Giorgio Rano molto, diciamo, molto sapientemente. Allora, no, la domanda antipatica è questa, sullo stile, appunto una lingua un po' tradizionale, a volte perfino convenzionale. Oddio, una lingua molto educata, vi ho detto prima c'è un controllo sulla sintassi, oggi tutti scrivono con le frasette brevi, no? Una moda, la scuola Holden, pure detestabile, lui, no, lui invece ha un periodario ampio, una posizione secondaria, principale, subordinate varie, questa cosa è bella, però a volte c'è un rischio di, come posso dire, di quasi di affettazione letterale, cioè lì è potentissimo, ma io penso che oggi, vi ricordate c'è una frase famosa di Breton, diceva non si possono più scrivere romanzi in cui si dice la signora uscì alle 5 per il tè. Ecco, fortunatamente dopo Breton se ne sono tutti fregati di questa cosa, no, perché sennò diventava un imperativo, un dogma, cioè. Però non bisogna esagerare con la signora uscì per il tè delle 5. Allora ecco, noi diciamo che Giorgio ha questa lingua, ripeto, molto curata, molto educata, a volte un po' convenzionale,
annui, ruggia, al posto di dì, insomma, come posso dire, c'è come una tendenza, io credo che oggi lo stile di un autore dovrebbe esprimere un elemento di dissonanza che c'è nella realtà. Nella realtà c'è, nella realtà di ciascuno di noi c'è anche un urto, c'è un trauma, la realtà è traumatica, comunque si voglia affrontare. Ecco, questo elemento di dissonanza, non dico che si deve tradurre in esperimenti avanguardistici, nella destrutturazione della sintassi, no, assolutamente no, però si deve percepire nella lingua di un autore. Invece è come se la sua lingua esprimesse più le larghe intese che del conflitto, così per dire. Allora voglio dire, lui, io credo, però questo di Bitu forse su questo sono un po' anche invadente, però c'è come in questa lingua una tendenza ad arrotondare, a sdrammatizzare. Questa può essere un sito fantastico in un padre, in un marito, uno scrittore questa faccenda qui di sdrammatizzare può diventare appunto un difetto, un limite. Quindi ecco, poi la domanda è questa, sì, una lingua elaborata, ma se, ammesso che sei d'accordo su questo elemento di dissonanza di cui bisogna rendere conto, vorrei capire, ecco, te come hai pensato di risolvere il problema e se ti riconosci in questa mia descrizione. Sì, mi riconosco, perché diciamo che questo romanzo per me è stato un evento quasi miracoloso. Senti, stavo pensando mentre oggi tornavo in motorino dal lavoro, che è un po' come l'uomo di mezza età che a 40-45 anni vuole fare il giro del mondo, no? Quindi basta, mi sono rotto la vita, qua e là, eccetera. Io invece, fare il giro del mondo, ho fatto un giro dentro me stesso, scegliendo come mezzo di trasporto un vecchio amico che era la scrittura, ma io scrivevo sceneggiatura, e non è un caso che avessi all'epoca scelto la sceneggiatura, perché in qualche modo mi dava la possibilità di avere un diaframma, qualcosa che mi separasse poi dalle emozioni, da qualcosa che evidentemente per carattere non riuscivo a pescare, non riuscivo a prendere. A ciò si aggiunge una tendenza caratteriale, secondo alcuni, non citiamo la fonte, quasi patologica, a cercare l'armonia, la risoluzione del conflitto. E questo sicuramente fa sì, da un lato, cioè tutte queste componenti, da un lato, che io, quando ho cominciato questo viaggio, non avevo il mio stile, non avevo una mia voce, e credo che probabilmente, se è il destino che io continuo a scrivere, anche questo sarà un percorso, cioè quello dello stile, sicuramente ci saranno dei cambi. E dall'altro, che probabilmente tutto questo libro in realtà è poi una risoluzione di conflitti. Si parte dal dolore e si cerca sempre una speranza, una concitazione, una redenzione. Questo è comunque, nel bene o nel male, una mia caratteristica che evidentemente io ho voluto portare nel libro. Bravo. Mi piace molto la tua sincerità. Fondo, Giorgio ha detto che lui è se stesso, lui è se stesso anche nella scrittura. Questo mi sembra un gran pregio in una narrativa italiana, invece fatta di travestimenti. Cioè, io leggo ogni tanto dei romanzetti che mettono in epigrafe una frase di Céline, che è un autore terribile, radicale, no? E poi scopri che quell'autore ancora, non so, vive 50 anni a casa con i genitori. Quindi no, invece apprezzo. Sì, se la tua. Sì, quindi apprezzo la tua onestà e anche sincerità. Io concluderei proprio sulle tue conclusioni, perché appunto in un certo senso c'è un happy end, anche se un happy end è relativo, perché poi nel libro accadono anche delle sciagure, insomma, delle sciagure, dei fatti
gravi, c'è una possibile redenzione, ma non sta tanto nell'utopia del colle. Questa è una cosa interessante, uno vuol dire l'utopia del colle dei girasoli, no, perché anzi c'è una pagina molto bella in cui si associa l'utopia del colle dei girasoli a una scena del Mago di Oz, dove si parla della casa degli smeraldi, e a un certo punto il mago dice di mettere delle lenti colorate che fanno vedere tutto verde. Ecco, questo è il motivo, adesso sto facendo un discorso forse un po', però questo è il motivo per cui veramente io ho sviluppato un'insofferenza per le utopie e per l'utopismo. Perché l'utopia, anche la più bella che l'uomo può inventare, ha sempre un colore solo, no? Io in particolare detesto le utopie politiche, perché le utopie politiche hanno qualcosa di normativo, è tremendo, voglio dire, nella loro perfezione. Io credo che invece l'imperfezione umana è molto più perfetta di queste utopie normative. Ecco, quindi il Magliozzo dice: mettetevi le lenti per vedere la cosa che ha lo stesso, ma la realtà invece è impura. La realtà ha una quantità di colori, non si vede mai un solo colore. Quindi c'è una critica invece nel libro di questo utopismo. Quindi diciamo che questo è biendo, chiamiamolo così. In cosa consiste? Consiste in questo, che alcuni dei personaggi scoprono che il senso della vita non consiste appunto nella dieta macrobiotica e neanche nel fare progetti. Mi piace molto, tu citi una frase sugli dèi che si prendono gioco di chi fa progetti. Certo, fare progetti è un'attività assolutamente umana, evidente, però forse vi dovrebbe fare un minimo di distacco. Né ovviamente il senso della vita consiste nella febbrile attività di fare soldi, c'è tutta una parte, ve l'ho detto, sulle finanze, sui manager. In realtà tutti i personaggi, alcuni dei personaggi almeno apprendono che la realtà è mutevole, non è modificabile da noi, e che l'unica felicità è quella legata al presente, è legata al proprio cuore nel presente. Ecco, questa è una cosa che ho sentito molto nel libro, concentrarsi su ciò che di bello c'è dalla vita ogni giorno e sulla capacità che uno ha di rispondere alle domande mute che di continuo la vita ci pone. Questa cosa si rispecchia soprattutto nella protagonista. Quindi direi che certo che è un happy end, ma quindi una possibile salvezza, una possibile redenzione, ma è una redenzione comunque problematica e che appunto si esprime come critica di un cattivo utopismo. Ecco, io concludo proprio sull'ultima pagina del libro, perché mi sembra bellissimo. Io di solito l'ultima pagina dei romanzi me la scordo, non so voi. Se uno mi dice come finiscono, non so, i fratelli Karamazov, oppure, non so, l'illusione, non me lo ricordo. Io l'ultima pagina dei romanzi non me la ricordo mai. Qui l'ultima pagina è veramente molto bella, perché Leonardo Baldi si immagina di portare in montagna il padre e poi anche il figlio, e dice così: insieme avrebbero aspettato il silenzio, quel silenzio, e poi ne avrebbero parlato e se lo sarebbero raccontato, avrebbero lasciato che si insinuasse nei loro cuori, che si appiccicasse alla porta, e si sarebbero a vicenda impediti di dimenticare. Questa cosa mi piace molto, questo elogio del silenzio, il fatto che loro possono condividere un'esperienza di silenzio e dopo raccontarsi. Mi piace che il romanzo è un genere apparentemente che racconta la società. Qui il romanzo finisce invece, anche se solo nell'immaginazione, però finisce in questa proiezione, finisce in alta montagna, addirittura in uno spazio celeste, quasi sopra le nuvole, dove si ha esperienza di questo silenzio. Questo mi piace perché secondo me in ogni vero grande romanziere, Giorgio,
c'è un disastro, ma non nel senso di odiare l'umanità, ma di odiare il conformismo sociale. E qui, in questo spazio celeste, dove si fa esperienza del silenzio, in un certo senso ci fa intravedere una comunicazione diversa dalla comunicazione alienata che invece appartiene alla nostra vita sociale. Grazie. Quando lui parla dei libri sembrano sempre più belli di quello che sono, quindi insomma è veramente un piacere sentirlo parlare. Ne vorrei scrivere un altro per sentirti parlare, quasi quasi. E ci tenevo a dire due parole sul titolo, perché il titolo è stata una delle parti più complicate del romanzo, che per tanto tempo non ha avuto titoli provvisori. Io ho pensato come l'uomo dei campi, perché in realtà l'uomo dei campi, come custode dei campi, era il personaggio attorno al quale piano piano si sono accumulati i propri materiali del romanzo. E nel susseguirsi di brainstorming, come piacerebbe molto al padre Leonardo, che è un personaggio a cui piacciono queste espressioni inglesi di cui non conosce neanche molto bene il significato, insomma, il brainstorming con la mia editor Rita Cinquina, che ha parlato prima e che saluto e ringrazio, a un certo punto è venuta fuori questa idea dei colori esclusi dall'arcobaleno. Mi è piaciuta subito perché forse se c'è un tratto comune a tutti i personaggi, che sono tanti e sono diversi, è proprio questo sentirsi in qualche modo esclusi da qualcosa. Leonardo si sente escluso dal mondo dei vincenti, che gli appartiene per censo, per nascita, di origini. Giada è convinta di essere esclusa dall'amore dei propri genitori. Poi ci sono anche i sensi di esclusione finti, cioè sbagliati. Cioè Vittorio, che ha avuto una carriera da professionista, a differenza appunto di tanti altri ragazzi che incontra, ma che sente di essere stato defraudato di una sorte ancora migliore, ecco. E questa è una cosa per me molto, molto importante, cioè questo senso di esclusione che a volte c'è in tanti di noi, per mille motivi, e che a volte ha anche delle giustificazioni, davvero oggettive, ma che a volte prende il sopravvento, cioè impedisce alla persona di sviluppare le proprie caratteristiche, i propri punti di forza. E allora queste esclusioni diventano una specie di gabbia dentro cui ci rinchiudiamo, e questo è un peccato. E mi piace dire che i colori esclusi dall'arcobaleno non esistono, cioè in realtà è vero che l'occhio umano percepisce soltanto alcuni colori, cioè, ma in realtà gli studi scientifici hanno attestato che tutti i colori sono presenti, tutte le sfumature di colore sono presenti nel colore. E questo anche in qualche modo, per questo titolo poi alla fine mi ha convinto, rispecchia un po' quello che è il messaggio ottimistico, buonista del romanzo, ma che era l'unico che io potevo mettere nella storia, che è quello appunto che, per quanto fondato sia il senso di esclusione, per quanto oggettivamente fondato, va superato, nel senso che non si può vivere dentro quel senso di esclusione, bisogna fare qualcosa a prescindere dal senso di esclusione. E questo credo sia quello che un po' che alcuni dei personaggi, quello che poi diceva Filippo quando parlava del vivere del presente, credo che sia un pochino questo il discorso. Una domanda per di me. Una domanda che è per di me. Allora, pensavo, dicevi gli esclusi, la letteratura, diciamo così, per fare queste grandi sintesi, risponde a un bisogno di complessità. Allora mi chiedo, uno scrittore che ha questo senso della complessità e della inesauribile dialettica della natura umana, nel momento in cui fa il giudice,
Lo so, è a tradimento, questa non era concordata. Questo senso della dialettica e della, come diceva Shakespeare, tra cielo e la terra ci sono molte più cose che noi possiamo sapere. Questo sentimento della complessità irriducibile può essere, per chi esercita la professione, uno svantaggio? Questa è la domanda. La domanda a cui rispondo seccamente assolutamente no, nel senso che, a parte che io sono pubblico ministero e quindi addirittura un magistrato che assume in qualche modo una tesi propria, però io credo e devo dire mi sono sentito a mio agio nel lavoro che faccio, adesso mi sento, lo posso dire, ma dopo comunque sono 17-18 anni che faccio questo lavoro, io mi ho cominciato a sentirmi a mio agio nel mio lavoro quando sono riuscito a capire, quando mi sono convinto che lo potevo fare anche così, perché se non fossi riuscito a inserire nel mio lavoro, nella valutazione delle persone che vengono davanti a me, persone che magari hanno sbagliato, hanno commesso cose anche gravi, ecco, se io non avessi portato dentro il mio lavoro, dentro la valutazione che faccio, questa complessità, la comprensione di questa complessità, io sarei in una posizione sostanzialmente di schizofrenia, non ce l'avrei fatta. Però ammetto che ci ho messo proprio dentro una decina di anni. E guarda caso, in questo romanzo non ci sono poliziotti e magistrati, ma ci sono invece persone che commettono reati. E torno a quello che stavo dicendo soltanto per dire, quindi l'arcobaleno è un po' una delle immagini del libro, una delle icone del libro, perché poi Summer of the Rainbow è la canzone che già dal protagonista ha imparato per prima a cantare, a suonare. La zona lancio dove si lancia Terni si chiama Over the Rainbow, eccetera, e poi c'è un capitolo, e qui vengo a presentare la seconda lettura, quella che in qualche modo chiude il nostro incontro, dopodiché se ci sono domande ovviamente sarà piacere rispondere, un vero piacere. Diciamo che c'è un capitolo in cui un arcobaleno, almeno uno fisicamente, compare. Ed è il brano che ha scelto la mia carissima amica Miriam Spera, che è una carissima attrice di teatro, perché io lo dico, ho sentito per la prima volta al liceo, perché quando noi non eravamo nella stessa classe, però a volte veniamo spostati perché non c'era il verso, e lei veniva presa dalla sua professoressa per leggere i brani ancora. Quindi ho sentito Miriam recitare per la prima volta sui banchi, era già bravissima. Ricordo che rimasi, perché tu a questa età ci sono così bravi. Però non diciamo esattamente l'epoca in cui si è svolta questa. Non c'è problema. Comunque tanto tanto tempo fa. Quindi io ringrazio anche tanto Miriam, che ha scelto appunto questo brano dal capitolo Zona Lancio. Per seguirla, vi basta sapere che si parla in Zona Lancio, c'è una ragazza, si chiama Terry, è una ragazza giovane, amica di Giada, altro personaggio, le due sono molto amiche ma non si vedono da parecchio tempo, e diciamo la loro amicizia è un po' sbilanciata, perché in realtà Terry è da sempre in maniera molto cara e innamorata. Questa è forse lega la premessa per seguire. Allora io forse meglio che ti scambiamo, ci siamo più. Non aveva particolari aspettative nei confronti di quegli ultimi minuti di vita. Aveva accettato che fossero normali, simili a quelle migliaia di insulti agglomerati di secondi, minuti e ore che li avevano preceduti. Piuttosto cercò di concentrarsi sul salto. Avrebbe fatto, per ultima, la cosa che più aveva amato al mondo. E non era una magra consolazione.
e per giunta quello in programma, sarebbe stato il volo più lungo e veloce della sua carriera. Non voleva pensare a quale posizione avrebbe assunto in caduta, con quali volteggi avrebbe onorato il salto d'addio, quale immagine avrebbe invaso i suoi occhi prima dell'impatto e cosa avrebbe visto dopo. Voleva solo abbandonarsi all'abbraccio dell'aria e godere ancora una volta dei suoi doni. Mentre l'aereo prendeva quota, la sfiorò per un attimo il pensiero dei suoi genitori. Per quanto assurdo, era doloroso staccarsi anche da coloro per cui era stata solo un incidente di percorso, una fonte di sgradevoli preoccupazioni. Nella complessa costruzione degli equilibri familiari, Perry aveva sempre rappresentato il mistero del pezzo in più, quello che alla fine rimane fuori, che nessuno sa bene dove inserire, e senza cui comunque il marchingegno funziona perfettamente. Guardò il suo altimetro da polso, erano già alla quota di lancio. L'apertura del portellone laterale e il conseguente bagno di luce e aria fredda la colsero quasi di sorpresa. Spaziò con lo sguardo sul vasto panorama laziale, l'agro continuo alla sua destra e il mare di lato, che le era familiare più o meno come la sua camera da letto. Non era un paesaggio di bellezza straordinaria per una che si era lanciata fra le montagne dolomitiche e nella laguna di Venezia, ma rappresentava pur sempre lo sfondo della parte più felice, o meno disperata, della sua vita. Realizzò tuttavia che stavolta la sua zona di atterraggio era oltre, in una landa più remota e misteriosa, e provò un brivido di paura. Sentì la moscia bloccarle i muscoli delle gambe che avrebbero dovuto, con un paio di semplici passi, condurla verso l'apertura dell'aereo. «Messaggio da terra!» urlò il pilota. «Terry, c'è una tua amica giù al manifest che ti aspetta. Il messaggio, se ho capito bene, è qualcosa tipo squalo di merda. Ma che cazzo significa?» «Ricevuto», rispose Terry in automatico, impallidendo. Non poteva crederci. Squalo l'aveva trovata. Era venuta a romperle le uova nel paniere proprio sul più bello. Fedele fino in fondo al suo soprannome, doveva aver sentito l'odore del sangue. «Signorina!» le gridò il pilota. «Se ti togli dai coglioni, io avrei un altro decollo da fare prima di andarmene a casa». Terry si scosse, si affacciò nel vuoto e saltò con il cuore a mille, i pensieri imballati nella pozza di luce abbagliante e di silenzio. Quando il suo corpo in caduta si stabilizzò nella canonica posizione X, tuttavia, la sua anima ritrovò magicamente l'equilibrio. Ispirò profondamente. Le sembrava di scendere con una lentezza esasperante. Il terreno più in basso era un orizzonte lontano, quasi irraggiungibile. Il sole era uscito fuori con prepotenza e poteva vedere l'ombra di alcune nuvole basse macchiare la superficie da basso. Laggiù, da qualche parte, gli occhi azzurri di Giada dovevano essere in cerca della sua vela. La sua mano si avvicinò al pacco del paracadute. I suoi polpastrelli sfiorarono nervosamente la maniglia d'apertura, per poi allontanarsi di scatto. Nessuna esitazione. A costo di infliggere all'amica lo spettacolo traumatico del suo corpo sibilante che si sfracellava contro il terreno. Beh, a Giada ne aveva già fatte davvero tante. Anzi, in un estremo esercizio di sintesi, si sarebbe potuto tranquillamente sostenere che le aveva rovinato la vita. In quegli ultimi istanti, mentre il suo corpo precipitava al suolo con la velocità di una stella cadente, le appariva finalmente chiaro che quel sentimento instabile e astioso, quel groviglio di paura, egoismo, ossessione e meschinità non meritasse affatto d'essere definito amore. Come poteva una parola così nobile contenere tante brutture? Spalancò gli occhi all'improvviso, accorgendosi solo in quel momento che li aveva chiusi. Ora la terra era vicina, vicina al punto che poteva distinguere uno per uno gli uffici della drop zone, la tettoia del capanno dove si ripiegavano i paracadute, e anche la baracca, sulle cui brandine aveva passato tante notti della sua vita. Poteva persino distinguere le persone. E a un tratto, vicino ad uno sconosciuto, le parve di riconoscere Giada.
L'amica sembrava così vicina da poterla sentire ed ebbe la tentazione di gridarle: «Io non ti amo, Giada! Non ti ho mai amato!» Lo sguardo di Squalo però non era su di lei, andava oltre, seguendo la linea tracciata da un dito puntato verso una specifica porzione di cielo. Con un impercettibile movimento della mano, Terry si voltò nella direzione indicata dall'amica. La vista di un gigantesco e brillante arcobaleno la colpì al cuore. In tutti quegli anni lo aveva sempre cercato lassù, da qualche parte, sopra le nuvole, e lui non si era mai fatto vedere. E ora lei gli stava sprecciando davanti a velocità supersonica, con la certezza che sarebbe scomparsa ancora prima di lui. Con gli occhi fissi su quelle meravigliose fasce di colori dipinte di fresco, portò la mano alla maniglia e tirò con tutta la forza che aveva. Il suo paracadute si aprì a poco più di 200 metri da terra. Con la vela spiegata eseguì una corta virata verso l'arcobaleno e lo trapassò con lo sguardo, sorridendo. Poi virò ancora e tirò con tutta la forza i comandi per riempire di vento le sue vele e atterrare dolcemente al suolo.